Questo programma è offerto da Ci troviamo a Bagheria, alle porte della città. Alcuni giovani avrebbero impugnato delle mazze sfondando il vetro della porta d'accesso del negozio di abbigliamento Cotton's Club in via Palagonia. È ancora da accertare se siano scappati con della merce. I malviventi sono entrati in azione durante la notte tra domenica e lunedì. La vetrina dell'esercizio commerciale è stata ridotta completamente in frantumi. L'unica speranza risiede nelle immagini delle telecamere che si trovano nella zona, le quali avrebbero potuto immortalare il volto degli autori del brutale gesto. Queste immagini, come di rito, adesso si trovano nelle mani della polizia del commissariato di Bagheria. Si attendono aggiornamenti. Un nuovo senso unico a Ficarazzi. È la via Vittorio Emanuele Orlando che da circa una settimana permette solo una direzione nel senso di marcia nella carreggiata. Un sistema adottato per la gestione del traffico ormai divenuto ingestibile. La via Vittorio Emanuele Orlando doveva essere posta in senso unico già da tempo, poiché una strada può essere solo usata per l'immissione o l'uscita dalla strada collegata dallo svincolo. Felici i residenti che ormai da tempo richiedevano un intervento da parte dell'amministrazione. Altri cittadini però lamentano i troppi sensi unici e divieti che nascono e muoiono in tempi troppo veloci. E poi c'è chi del divieto se ne frega, continuando ad imboccare la via con tanto di enorme cartello di divieto di accesso, onde evitare inutili giri del paese. Ancora è troppo presto per giudicare la manovra. Speriamo solo che ad andare il tilt questa volta non sia il corso principale su cui si riversano i mali di una cattiva amministrazione. Bloccato un nuovo presunto pusher a Palermo, nella zona dello Zen. Si tratta questa volta di un 18enne fermato dalla polizia con addosso 10 bustine di hashish, 10 palline di cocaina più soldi cash. Il giovane è stato fermato dagli uomini delle forze dell'ordine precisamente in via Rocky Marciano, all'altezza del Civico 5. Sempre nel corso della stessa operazione, la polizia ha denunciato con l'accusa di favoreggiamento un commerciante della stessa zona che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, aiutava il giovane a nascondere l'hashish dentro il cassonetto dei rifiuti della sua attività. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Durante l'anno 2013-2014 l'ufficio COSAP, Area Tributi e Finanze del Comune di Ficarazzi, ha regolarizzato 249 passi carrabili durante un piano di lavoro fitto che è consistito nel censimento di tutti i passi carrabili non autorizzati per i quali il Comune di Ficarazzi non percepiva il tributo TOSAP. Il piano lavoro ha prodotto un incasso di 9.000 euro, un traguardo per impartire più senso civico al paese. Infatti sono stati smascherati centinaia di cittadini ficarazzesi che hanno usufruito gratuitamente del suolo pubblico, senza per questo corrispondere il tributo all'ente. Una lotta all'evasione, che però si è limitata al censimento e recupero del tributo dovuto solo per l'anno corrente.
Infatti il comune non ha preteso il pagamento TOSAP degli anni precedenti, con il preciso intento di non assillare il cittadino in momenti di crisi, ma piuttosto di impartire sul territorio un buon senso civico. Venerdì 24 ottobre alle ore 21 presso l'Aula Consiliare si terrà la prima assemblea pubblica dell'amministrazione 5 sulla spinosa questione dell'apertura al traffico di Corso Umberto I. Nel corso dell'assemblea, cui verranno dati 3 minuti per ciascun cittadino che vorrà prendere la parola, coordinati dalla padron di casa, presidente del Consiglio Comunale Claudia Clemente, verrà illustrata dal sindaco, mediante la proiezione di slide, l'idea progettuale del centro storico, chiuso parzialmente al traffico, con la cogestione dei centri commerciali naturali. Un'idea che va al di là della più discussa questione del Corso Umberto chiuso o aperto, ma che riguarda il nuovo e moderno volto che si vuole dare al centro storico di Bagheria, fornendo dei servizi e posteggi anche grazie alla collaborazione dei privati. Finalmente arriva giustizia per Michele David, che 2 anni fa venne ferito gravemente dal suo vicino al termine di una banale lite. Era l'aprile del 2012 quando David, 42enne oggi, come ogni mattina si reca nella sua azienda agricola in contrada Eremo di San Gandolfo a Polizzi Generosa. Mentre apre il cancello, la sua spalla viene squarciata da un colpo di fucile. Si gira e riconosce il suo attentatore, Francesco Paolo Albanese, di 80 anni, con cui c'erano dei vecchi dissapori per questioni di confini. David scappa e riesce ad evitare un altro colpo dall'inferocito vicino, che stavolta lo manca. Il 40enne viene trasportato d'urgenza in ospedale, lì ricoverato in gravi condizioni. I carabinieri, dopo una breve ricerca, braccano il fuggitivo e lo pongono sotto arresto. Nel novembre dell'anno scorso, Francesco Paolo Albanese, pensionato di Polizzi Generosa, viene condannato a 12 anni di carcere dal Tribunale di Termini Imerese, ma la difesa decide di fare ricorso. Adesso, dopo 2 anni, la terza sezione della Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna a 12 anni per tentato omicidio per Francesco Paolo Albanese, 82 anni. I giudici hanno anche confermato una provvisionale di 50.000 euro immediatamente esecutiva che Albanese dovrà pagare alla sua vittima, costituita parte civile. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore, perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini, vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Tra spume, monti e Concador. È così che si chiama l'appuntamento enogastronomico fissato per venerdì 24 ottobre a San Martino delle Scale, organizzato dal Club Alpino Siciliano, dalla Proloco San Martino e dall'associazione Ora Benedicta. Il percorso scelto sarà quello del sentiero di Portella San Martino e alla fine della serata sarà possibile celebrare la birra artigianale prodotta proprio all'interno dell'abbazia del paese. Più degustazioni che comprenderanno sia altre birre prodotte in Sicilia che prodotte all'estero. Il prezzo per partecipare è di 18 euro. Totò Riolo conquista la vittoria alla Cefalugi Bilmanna. Il portacolori della scuderia Ateneo con la Stenger BMW è stato il più veloce sulle 2 salite cronometrate di prova e sulla mancia secca della storica gara in programma la scorso fine settimana tra la splendida cittadina turistica e il santuario a monte della Perla del Tirreno.
Il pilota di Cerda, come ampiamente nelle previsioni, con la Stinger BMW 2000 si è imposto nella cronoscalata del Santuario, gara per auto storiche disputata sul tracciato della Cefalugi Bilmanna. Il pilota della scuderia Teneo, già abbondantemente il più veloce nelle prove del mattino, ha confermato la propria forza in gara, senza riuscire però a migliorarsi a causa di un pilota più lento, partito ben 2 minuti avanti a lui. Al secondo posto si è piazzata la più lesta delle Porsche 911, quella con i colori della Trinacria Corsa e pilotato da Natale Mannino, davanti all'Osella di Ciro Barbaccia. Per la classifica automoderna ad imporsi è stato Antonio Pizzo su Citroën Saxo. Tra pochi giorni il 3 volte vincitore della Targa Florio, Toto Riolo, sarà impegnato in Brianza a dividere il weekend motoristico del Monza Rally Show con piloti di fama internazionale. Questo programma è stato offerto da tutti gli italiani che seguono il meteo.it, previsioni per martedì 21 ottobre 2014. Cerbero viene minacciato dal nord Europa dall'arrivo della depressione artica Attila, che in serata farà peggiorare il tempo. Ecco il dettaglio preparato da ilmeteo.it. Al nord inizialmente tempo buono con nebbie locali anche fitte sulla pianura padana, piovaschi sulla Liguria di Levante ed in Friuli Venezia Giulia, qui con piogge più moderate in serata e possibili fin sul Veneto orientale. Al centro condizioni di tempo buono, ma in tarda serata e in nottata giungono isolate piogge sugli Appennini e sulle Marche, zone dove le nubi aumenteranno. Al sud il tempo si mantiene stabile e prevalentemente soleggiato su tutte le regioni. In nottata giungeranno piogge sulla Campania. I venti inizialmente deboli di libeccio sul Tirreno e Mar Ligure, poi a moderati e anche forti entro sera e in nottata da sud, con intensità in aumento sull'Adriatico. Temperature minime stazionarie previste tra i 14 e i 19 gradi su tutta la penisola. Durante il giorno ci aspettiamo invece 18-25 gradi al nord, 21-26 gradi al centro e al sud. Amici, il meteo.it termina qui la previsione e vi ringrazia per averci seguito. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 21 ottobre, si ricorda Sant'Orsola. Il nome Orsola è una forma diminutiva del latino ursa, orsa, con il significato di piccola orsa. Dice il proverbio, pan leggero e grave formaggio, piglia sempre se sei saggio. Sono nati oggi Alfred Nobel, Edmondo De Amicis, Marina Ripa di Meana. Il 21 ottobre 1879 i giornali annunciano una nuova invenzione, la lampadina realizzata da Thomas Edison dopo anni di sperimentazioni. Nel 1945 in Francia le donne vanno a votare per la prima volta. Infine, il 21 ottobre 1959 apre al pubblico il Guggenheim Museum. La sua struttura a spirale diviene immediatamente uno degli emblemi della città di New York. Il museo ospita capolavori di Kandinsky, Manet, Miró, Mondrian e Picasso. Paolo Coelho ha detto: "Le cose più semplici sono le più straordinarie e soltanto il saggio riesce a vederle". Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, martedì 21 ottobre.
Ariete, inutile farsi illusioni, vi aspetta un'altra giornata all'insegna di contrattempi, scocciature o, nella migliore delle ipotesi, della noiosa routine. Non fate affidamento sulla buona sorte e contate solo ed esclusivamente sulle vostre potenzialità. Toro, l'allegria non vi manca, neanche il desiderio di incontrare gente nuova. Avete una gran voglia di ampliare la cerchia delle vostre amicizie. C'è più di un pianeta che fa il tifo per il vostro segno. Vietato indugiare, dovete cogliere l'attimo. Gemelli, la luna non vuole proprio saperne di rimettere la testa a posto e continua a disseminare la vostra strada di imprevisti e contrattempi vari. Vi aspetta una giornata faticosa, impegnativa e purtroppo anche poco proficua. Siete molto nervosi. Cancro, sul segno continua ad addensarsi una significativa benevolenza planetaria che vi permette di porre in primo piano amicizie e interessi personali. Giornata serena e piacevole, punteggiata forse anche da qualche inaspettata quanto gradevole sorpresa. Leone, situazioni impreviste e scocciature per quanto di lieve entità sono l'ideale per mettere chiunque di pessimo umore. E voi non fate eccezione. Non fatevi prendere dalla fretta, ponderate bene ogni mossa, dopodiché scendete pure nell'arena. Vergine, la luna nel segno è la vostra ancora di salvezza in mezzo a una desolata distesa di neutralità e ostilità planetarie. Potete stare tranquilli, c'è la possibilità che un amico che non vedevate da tempo torni a farsi vivo e sarete molto felici. Bilancia, nel tentativo di sfuggire ad un problema, avete finto che non esistesse persino con voi stessi e adesso vi ritrovate a dover agire con sollecitudine. Se non sapete da che parte aggredire una situazione ingarbugliata, chiedete lumi ad un esperto. Scorpione, la luna in Vergine vi sostiene, generosamente coadiuvata da Saturno e Nettuno. Fantasie e razionalità viaggiano in perfetta sintonia. Avete le carte giuste per risolvere ogni intoppo senza problemi. Tutto scorre via fluido come sul velluto. Sagittario, silenziosi, cupi e imbronciati, oggi sembrate soltanto l'ombra della persona vivace e dinamica che di solito siete. Chi vi ama stenta a riconoscervi. I problemi veri e propri non ce ne sarebbero, ma voi riuscite a vedere complicazioni dappertutto. Capricorno, una questione di natura finanziaria si sta rivelando molto più complessa di quanto avevate previsto, finendo con l'assorbirvi molto tempo. Ci vorrebbe il parere di una persona davvero esperta, in grado di suggerirvi con sicurezza il da farsi. Acquario, vi attende una vera e propria pioggia di quotidianità che vi costringerà a metter mano a una serie quasi infinita di piccole e noiose questioni. Per fortuna siete dotati di una buona dose di pazienza che oggi vi risulterà un dono preziosissimo. Pesci, la luna continua a viaggiare ben salda nell'altra metà del cielo e ciò vuol dire che anche per oggi vi tocca fare i conti con varie scocciature. Prestate molta attenzione ai dettagli e a tutto ciò che ha qualcosa a che vedere con la burocrazia.